non c'è un'indagine comune, cioè non c'è solo una segnalazione a questo punto, legate alla criminalità organizzata. Questa è legge 67, lo vuole dire via. Poi, però, lui è d'accordo, ce ne sono diverse altre centinaia che sono comunque segnalate, sono comunque passate alla procura della Guardia di Finanza e su cui hanno aperto un'indagine, dove l'operazione di riciclaggio non ha a che fare direttamente con la criminalità organizzata. Può avere a che fare con il mercato illegale, nel senso là, ma non necessariamente con la criminalità organizzata. Perché è importante capire, questo adesso magari lo vediamo anche meglio, le operazioni di riciclaggio hanno vari componenti, tra cui quella della criminalità organizzata è molto importante, ma ci sono anche quelle legate a meccanismi di evasione fiscale, altre fattispecie, diciamo, di crimini che vengono, di cui poi si cerca di ripulire il frutto. Tra l'altro, una delle cose interessanti sono quante sono alcune segnalazioni, poche, ma alcune segnalazioni, in qualche caso anche alcune segnalazioni trattenute, che riguardano operazioni fatte con lo scudo fiscale, quindi operazioni che per definizione ripulivano il denaro, per legge, diciamo. Però ciò nonostante anche lì sono state scoperte delle anomalie, cioè perlomeno c'è stato un impatto per scoprire anche delle anomalie in questo senso. Quello che osservano la DIA e l'UBF è che comunque anche le segnalazioni su cui siamo indagati, sia che si tratti di criminalità organizzata, sia che si tratti di altre fattispecie, sono in crescita, anche se sono centinaia, invece le altre segnalazioni di tutto sono migliaia, di 12 migliaia, queste sono centinaia. L'ordine di centinaia, però l'ordine di centinaia alla fine c'è un calcolo anche in un rapporto su quanti sono i soldi che riguardano le segnalazioni trattenute, che sono 90 milioni di euro. Ora, 90 milioni di euro è una cifra modesta rispetto a 150 miliardi stimati di riciclaggio, però vuol dire che sono stati intercettati, è stato intercettato comunque un flusso non del tutto banale. Quello che si può fare oggi, per prodotto di quella stima, è la stima di un capitale accumulato. Questi sono i flussi che sono intercettati, sono 90 milioni, per dirla facile, battuta, sono stati in crescita, e sono in crescita, questa è la cosa importante, cioè l'anno precedente erano la metà, eccetera. Quindi la conclusione dei nostri uffici è: il fenomeno è in crescita anche di suo, oltre che per ragioni statistiche. Facciamo anche qualche domanda, qualche cosa, se c'erano già osservazioni. Precisamente, tu hai dato un'idea del fenomeno, quanto preoccupante sia, e credo per noi già avevamo un'idea, però così definita non ancora. Soprattutto rispetto al volume, no? La quantità di un'economia macro, quindi proprio elencato, e mi soffermo su due aspetti, perché grandissima quantità di denaro, chiamiamolo virtuale, dovuta ai derivati, quindi condiziona la nostra vita quotidiana, perché la crisi è fondata su questo, no? Sul mercato virtuale, che i derivati hanno gonfiato fino a portare 648.000 miliardi, che non sono reali. E su questo aspetto poi è quello che la criminalità organizzata sta giocando più in fondo in tutto il mondo, perché ormai è un problema mondiale. Quindi io direi che va affrontato, almeno per me, perché di questo tema ci stiamo occupando parecchio come Libera, la tua dividerei in due tromboni, la macroeconomia e la microeconomia. E tu adesso stavi elencando, attraverso un fenomeno sempre più diffuso del tessuto economico che abbiamo nel nostro paese e che condiziona un po' anche il mercato legale del nostro paese. Ma tornando a noi, volevo dirti questo. Secondo il nostro osservatorio, la criminalità organizzata affronta sempre di più i mercati facili, dove non c'è concorrente, dove è facile affidarsi, avere l'affidamento, e quando è difficile, allora interviene altri settori che sempre la criminalità sviluppa, che è quella della produzione, che è quella di altri elementi,
questa è una domanda che ci poniamo noi cittadini, nel senso che la mia impressione te la pongo, è una grande quantità di quei 150 miliardi di euro di fatturato, che poi alla fine ci traducono in centinaia di soldi disponibili in contanti da investire in pronta cassa, viene fatto non tanto in quel mercato che tu dicevi dalle segnalazioni, insomma, ma in un mercato facile che lo Stato c'entra, e come? A mio avviso c'entra, perché oggi sempre di più le grandi opere date in affidamento in proie di finanti occupano grosso modo questa cifra o quasi. Mi spiego, il proie di finanti è un metodo che da poco tempo è stato adottato, è giusto che lo conosciamo, no? Dove lo Stato non è che interviene a costo zero. Il minimo che lo Stato può intervenire è il 20% e può arrivare al 35%. Di soldi pubblici che mette a disposizione il privato per fare opere pubbliche, che privato ci tiene in gestione per 30 anni. Quindi io direi che il danno si aggiunge anche alla beffa, nel senso che l'investimento, se è vero come lo penso, avviene da riciclato, chi poi se lo gestisce avrà una rendita di 30 anni assicurata, senza mercato, senza concorrenza. Su questa questione io direi che vale la pena di soffermarci un attimo per capire anche la tua impressione, perché si continua a insistere in questo binario che prevede una totale mancanza di controllo, un'assenza totale di concorrenza da parte di un mercato di scelibero, un impegno diretto dello Stato, anche se una finanza che in qualche maniera deve avvenire, e con, mi pare ormai accertato, insomma, interventi di banche e di gruppi finanziari che sono oggetto di indagini sul riciclaggio. E tu ponevi prima la questione dei paradisi fiscali, della Svizzera e quant'altro. Beh, abbiamo esempi di anni opera che sono stati dati affidamento dove ci sono finanziari con sede in Svizzera, in cui i precedenti di quelle finanziarie sono sotto indagine per riciclaggio. Ma ci sono anche altre imprese e banche che hanno personaggi sotto indagine per riciclaggio. La seconda osservatorio che l'osservatorio voglio fare. Non occorre andare tanto lontano per trovare disponibilità di offshore. Lo Stato del Vaticano, con la sua banca, da 30 anni è stato dimostrato che ha fatto queste operazioni. Cardinali, tipo ma 5 o 6 altri, sono stati anche sotto indagine. Banche sono state collegate con lo IO, e oggi abbiamo, mi pare evidente, gruppi bancari che stanno finanziando gruppi di imprese su grandi opere nella nostra regione, quindi siamo molto vicini a questo, senza nessun controllo. Allora, i 50 miliardi che vengono banderati dal Ministero dell'Economia dell'Economia un giorno sì, l'altro pure, da dove provengono se non c'è una linea in questo paese? Sì, questa è una questione molto seria. Effettivamente, più che, non so se il meccanismo del project financing in sé favorisca oppure no il riciclaggio di attività di denaro, quello che conta è il fatto che questi capitali illeciti in questo, è stato riconosciuto anche a livello internazionale, in questo periodo, perciò arriviamo alla questione della crisi, hanno fatto due cose, no, diciamo, una cosa in due modi diversi. Hanno costituito una fonte di liquidità alternativa alla liquidità che non c'era, ci cioè siamo una stretta feroce, diciamo, sulla disponibilità di liquidità in ambito l'esplodere della crisi finanziaria. Ma l'hanno costituito su due versanti. Uno, per le aziende di cui sono riusciti a accaparrarsi e a espropriare. Cioè, qui c'è stato un caso che noi abbiamo sentito anche in
insomma, prendeva piccole imprese facendogli balenare le possibilità di risolvere, di metterci il capitale, di fare qualcosa in pratica, questo piano bene per poi rivendere. Ma la canale sono le banche istituzionali finanziarie, cioè il capitale illecito, sono state una delle fonti, questo è stato riconosciuto a livello internazionale proprio dal gruppo di azione sul riciclaggio, sulla borsa, eccetera, sono state una delle fonti di approvvigionamento di liquidità delle grandi banche in questi anni, in questi ultimi anni, che non avevano. Quindi il canale veramente preoccupante è quello, cioè il fatto che, secondo me, il fatto che nel project finance e in altre operazioni le banche hanno un peso decisivo e nelle banche non sappiamo, titoli tossici delle banche non sono solo i mutui subprime, c'è un altro pacchetto di capitali tossici di cui non sappiamo l'entità e la presenza, o la sappiamo molto. Qualche volta viene fuori quel rapporto di una vicenda. Quindi questo mi sembra il punto principale. Il project financing in sé, le grandi opere, certo, ovviamente, anche sul tunnel del Brennero, cioè l'allarme, potrebbe arrivare la mafia. Però da quello che sappiamo dei comportamenti dei gruppi criminali, eccetera, comunque la criminalità organizzata, tanto più se non si tratta di cosa nostra, leggermente meno vivace di altri, la strada invece di Draghi, per esempio, che invece è quella che in questo momento è più sempre quello più robusta e vivace di altri, non ha una